Siamo alla 57esima rassegna Ovini di Campo Imperatore e credo che questa iniziativa che si ripete da così lungo tempo possa e debba rappresentare non solo per il territorio ma soprattutto per coloro che vivono di questa attività e che con grande sacrificio continuano a tenerla viva questa iniziativa. Come vedete oggi c'è un gran numero di persone, quindi è un'attrazione per il territorio, è la conoscenza delle nostre tipicità, è la conoscenza dei nostri valori, della nostra storia e che sulle nostre tavole arrivano prodotti sani che sono i migliori d'Europa e i migliori del mondo. Rendere protagonisti i pastori, le pecore, il nostro passato, un patrimonio che può essere rivalutato e può essere soprattutto sostenuto anche attraverso le politiche agricole che la Regione Abruzzo sta mettendo in campo, in particolar modo i bandi del piano di sviluppo rurale. Abbiamo appena pubblicato il bando sulle indennità compensative, sui prati pastori, sul biologico, sul primo insediamento giovane, risorse importanti che possono sostenere con forza soprattutto l'attività agricola di montagna. Voglio ringraziare le organizzazioni professionali agricole sempre attente al settore e sempre attente a sostenere i giovani, l'agricoltura e tutta l'economia agricola regionale. È un momento molto significativo per i nostri produttori e per la nostra esperienza, per la storia di questa terra che è terra di transumanza. Però non è una manifestazione nostalgica, è un evento che grazie anche al contributo delle associazioni, della Camera di Commercio, della Regione e di tutti i soggetti coinvolti, riesce a proiettare verso il futuro questa nostra straordinaria tradizione.